Salve a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video e bentornati non in un nuovo video di Polvere e Fumetti, bensì in un nuovo video, diciamo sempre acquisti, di tutto quello che compro dalla fumetteria online hovistocose.com. Sapete benissimo ormai, da se seguite questa rubrica, questa serie di video, di cosa vi parlo appunto in questa sede. Vi faccio vedere quello che mi arriva mensilmente appunto dalla fumetteria online Ho Visto Cose, che si occupa principalmente di fumetti di importazione americana, quindi si parla praticamente esclusivamente di fumetti americani, con qualche piccola eccezione che ve le faccio vedere subito all'inizio. Che appunto potete anche visitare tranquillamente dal link che trovate qua sotto in descrizione, appunto per dare un'occhiata ai preordini. Mi raccomando, ve lo dico sempre, se vi interessa di cominciare a seguire alcune serie a fumetti in americano, comunque di provare a comprare qualche titolo in lingua originale, di muovervi con un bel po' di preavviso, circa un paio di mesi. Appunto, perché da un mese con l'altro, da un paio di mesi con l'altro, escono i vari preordini, come succede bene o male anche qua in Italia, per esempio, pensando a quando vengono pubblicate le uscite sulla rivista Anteprima. Ecco, funziona praticamente la stessa maniera, quindi muovetevi con un pochino più di anticipo per seguire, insomma, tutte le varie uscite dei due mesi successivi. Quindi, insomma, fatelo, mi raccomando, perché se è una cosa che vi interessa può essere una cosa molto molto interessante. O comunque dateci un'occhiata, anche perché pubblicano e distribuiscono tranquillamente anche fumetti italiani, quindi potrebbe essere una cosa anche molto interessante per chi vuole seguirsi le uscite italiane, magari ha difficoltà ad andare in fumetteria. Ecco, vi fate la vostra spedizione, per cui può essere una cosa molto molto interessante. Bando alle ciance, però vi faccio vedere subito cosa ho comprato. Parlavo prima di due acquisti che non sono fumetti americani, perché non sono nemmeno fumetti, ma sono due pop. Ecco, un'altra cosa che mi dimentico sempre di dire è che a livello di pop devo dire che Ho Visto Cose è uno dei canali di distribuzione che ha i prezzi in preordini sulle pop più vantaggiosi, perché bene o male, soprattutto, anzi quasi esclusivamente le standard, costano 10,55€. Ora, se voi andate a vedere, non chiaramente in mercatini, fiere, cose varie, insomma, le pop le trovate sempre a prezzi più alti, 13, addirittura GameStop le vende a 17, quindi insomma può anche essere una cosa ottima darvi un'occhiata per delle pop, magari proprio adesso che è in arrivo Natale, se volete fare dei regali, volete vedere se c'è qualcuna disponibile, insomma, potete farlo tranquillamente. Nel merito, io ho acquistato un paio di pop, che sono due pop che tra l'altro sono accomunate dal fatto che hanno anche dentro delle altre mini pop. La prima è quella di Kubo e Little Hanzo, da Kubo e la Spada Magica, o Kubo and the Two Strings, il titolo originale. È un film di animazione della Laika, potrei sbagliare, potrei dire una stronzata, però è un film che mi è piaciuto veramente veramente molto. Appunto, ho trovato la pop del protagonista, appunto di Kubo, con questo piccolo Hanzo, questo piccolo samurai che nel cartone è un origami a forma di samurai, appunto, e mi piaceva molto. L'unica cosa è che c'è la chitarra, comunque lo strumento che usa Kubo, che è un po' piegata, devo dire che è una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso. Mentre l'altra pop, con una mini pop al suo interno, è quella di Dragon Ball di Tenzing scusatemi, e Riff, o Tien Chaozu, come volete chiamarli voi a seconda di quali nomi utilizzate. Anche qua c'è dentro appunto la pop di Tenzing, che è uno dei miei personaggi preferiti di Dragon Ball, e quella di Riff, per noi che siamo cresciuti con il cartone animato, appunto, piccolina lì insieme. Una cosa figa, a me piacciono queste cose, ho detto dai, me le piglio, perché appunto anche il prezzo, ripeto, è molto molto concorrenziale. Come al solito poi il buon Pier Maria mi regala sempre qualcosa, mi manda sempre qualche omaggio, qualche albetto pubblicitario. Nel merito, in questo mese mi è arrivato il DC Nation numero 6, che praticamente non è altro che una rivista che pubblicizza le varie uscite della DC Comics, future o comunque presenti. Vi faccio vedere giusto, ci sono anche pagine di anteprima, ecco qua si parla per esempio di Lanterna Verde di Grant Morrison, di cui parliamo tra l'altro più tardi. Appunto, mi ha mandato questa cosa, lo ringrazio sempre sempre molto, perché scusate ma mi stava suonando il telefono, appunto una cosa interessante da prendere. Poi ho già letto alcune di queste uscite,
vi faccio vedere un paio di cose di cui vi ho parlato proprio qualche giorno fa su Facebook, che sono i due tipi americani che non sono miei, sono di un paio di miei amici, di due serie che però volevo leggere da tanto tempo, perché ne ho sentito parlare molto molto bene, e sono The Immortal Hulk e Venom, rispettivamente di Ali Ewing e Ed McGuinness e Donny Cates e Ryan Stegman. Ora, penso che si trattino delle due storie, delle due serie del rilancio Fresh Start migliori che sono uscite e che per ora ho appunto letto appunto dall'uscita anche in Italia del Fresh Start. Soprattutto Venom mi è piaciuta veramente veramente un botto, quindi mi raccomando, recuperatele una volta che, anzi, sono già usciti in Italia i primi numeri, non sono ancora usciti mi pare i secondi. Dovrebbero arrivare in queste settimane, appunto. Però fatelo, perché sono veramente due serie spettacolari. La prima di Venom è perché è una serie molto molto tamarra. Veramente si riscrive l'origine del simbionte. Si ritorna a parlare non di Flash Thompson, ma di Eddie Brock. Quindi si ritorna un po' alle origini di quello che era il personaggio originale, che ha dato comunque vita, diciamo, al personaggio di Venom, chiaramente escludendo Peter Parker, che è stato il primo a vestire il simbionte. Ci si lega poi ad altre serie, anzi non ne voglio parlare molto, perché se tutto va bene dopo questo video registrerò già la seconda parte delle nuove uscite del Fresh Start e parlerò proprio di Venom e di Hulk. Mentre Hulk è una serie appunto molto molto interessante, molto molto d'atmosfera, si gioca veramente molto sulle atmosfere horror, si gioca veramente molto su creare tensione, su creare ansia, paura quasi nello spettatore, nel lettore. È veramente molto molto bella e sono contento che a breve arriveranno anche in Italia. Purtroppo, anzi, che sono già arrivate in Italia, purtroppo, come sapete, io non seguirò più queste serie in formato spillato, devo aspettare che escano in formato cartonato. Però sono comunque felice perché grazie a questi due miei amici che se le sono comprate, hanno deciso di prendersele in TP, ho avuto comunque modo di dare un assaggio anche a quello che sarà il futuro di queste testate. Non vedo l'ora soprattutto di sapere come andrà avanti Venom, perché mamma mia, veramente mamma mamma mia. Allora, vi faccio vedere prima tutto quello che ho già letto. Purtroppo non sono in ordine perché non sono riuscito a sistemarle, però appunto sapete che l'organizzazione fa parte proprio di me. La prima è il secondo numero della Image Comics di Murder Falcon di Daniel Warren Johnson e Mike Spicer. Ora, io spero veramente che questa serie arrivi in Italia il prima possibile, così che tutti possiate leggerla, perché è di uno splendore, è di una bellezza, di un'idiozia, di una stupidità, ma di una tamarraggine mostruosa che veramente è imperdibile. Questa penso che sia una cosa che appena uscirà in Italia vorrò metterci subito le mie mani addosso, perché è splendida. Si mette insieme tra l'altro due cose che io adoro, che sono i fumetti e la musica metal, in una maniera cacciaronissima, perché nel caso non lo sappiate il protagonista è questo ragazzo con i capelli biondi che viene raggiunto da un giorno con l'altro da questo falco, da questo Murder Falcon appunto, che è questa creatura umanoide che proviene da un'altra dimensione, che comunica appunto al nostro protagonista che il nostro mondo sta per essere invaso da questi mostri, da queste creature aberranti, e l'unico modo che lui ha per sconfiggerle è trarre energia dai riff, dalle schitarrate appunto che il ragazzo genera fondamentalmente. Quindi suonando lui carica ancora di più Murder Falcon, e questo può spaccare il culo a tutti i mostri. In questo numero si aggiunge anche un amico del protagonista che suona il basso, quindi non solo ci sarà più potere, ma ci saranno anche alla Power Ranger altri, diciamo, come dire, senza fare troppi spoiler, diciamo contenuti sbloccabili, diciamola pure così, e qua è veramente, ci sono livelli altissimi veramente, e tra l'altro è una serie da livelli molto alti anche grazie al comparto grafico, perché Daniel Warren Johnson è uno degli illustratori, uno dei fumettisti migliori che trovate attualmente sulla piazza, soprattutto del fumetto, diciamo, indipendente, comunque non sotto continuity, diciamo pure così, che è appunto poi quello di cui si occupa principalmente la Image Comics. Parlando di Marvel, sono arrivati un paio di, anzi due numeri uno. Il primo che ho già letto è quello di Uncanny X-Men di Ed Brisson. Ci sono una marea di nomi anche, c'è Rosenberg, Thompson, Mahmoud Asrar, insomma, anche perché è una serie che si dipana su una storia principale, poi segue piano piano, se si fa fede a quello che succede appunto in questo primo numero, le vicende personali dei vari singoli membri
di questo nuovo team di X-Men. Si parte, devo dire che è uno di quelli dei primi numeri che mi ha lasciato più freddo, seppur sia un inizio abbastanza interessante. Si torna anche qua molto al classico, si torna a una delle minacce non diciamo generate da nemici, ma che oddio sì, può anche essere così, ma sono più gli umani in questo contesto, i nemici degli X-Men, i nemici dei mutanti in generale, quindi più o meno potreste anche aver capito dove andiamo a parare. Con un nuovo gruppo di mutanti, un gruppo che promette di espandersi ancora di più. Gli scrittori hanno anche già annunciato che sarà una serie che non è che rivoluzionerà il mondo degli mutanti, ma che sicuramente porterà dei cambiamenti abbastanza importanti. Ci sarà presente un cast di personaggi veramente veramente molto molto vasto, quindi insomma vediamo un po' come continua. Questo primo numero appunto mi ha lasciato un po' freddo. Tra l'altro una serie che inizia con un arco narrativo dal titolo Disassembled, che richiama un po' quello che è stato Avengers Disassembled, una serie che ha messo abbastanza in ginocchio gli Avengers, quindi chissà che se possiamo aspettarci la stessa cosa anche da questi mutanti. Sempre in omaggio mi è stato mandato anche questo albetto, che sono i Secrets of Uncanny X-Men. Saluto il bomba, mi stavo per scappare anche Uncanny Comics. Che appunto è un volumetto introduttivo che in America veniva distribuito gratuitamente, appunto, che introduce un po' quello che sarà la storia, quelli che saranno i personaggi coinvolti. Ci sono, sembra che si vada a toccare molto, ecco un'altra cosa che non ho detto, l'arco narrativo dell'era di Apocalisse, anche perché la serie in futuro, nei prossimi numeri, si dividerà proprio come successe in America quando uscì all'epoca l'era di Apocalisse, cioè che ogni miniserie dedicata agli X-Men cambi nome. Ci sarà una miniserie dedicata a un gruppo principale degli X-Men, ci sarà una serie dedicata per esempio a Nightcrawler, che è un attore, ci sarà una serie dedicata a un gruppo di X-Men, diciamo outsiders, che si oppongono un po' a quello che è il governo. Ci sarà una serie dedicata ai giovani X-Men, insomma ci sono varie serie appunto in questa serie che si chiama Age of X-Men con la A. Anche qua chissà che non porti a una nuova rivoluzione, però insomma vediamo un po' come si svilupperà questa serie. Altra cosa che ho letto che mi ha lasciato, non dico un po' la mare in bocca, ma che da cui non mi aspettavo molto, è rientra nei What If. È una degli What If che mi intrigava di più, anche perché si tocca molto l'ambito mistico, e sapete che è una cosa che a me intrippa un sacco, che è What If Magic Became Sorcerer Supreme. Cioè cosa sarebbe successo se Magic, o cosa succederebbe se Magic diventasse lo stregone supremo. Magica Ileana Rasputin, una mutante con i poteri di una strega fondamentalmente, che ha vissuto e che è stata cresciuta nel limbo di Mephisto. Insomma, è un personaggio che con l'ambiente mistico ha molto a che vedere, un personaggio anche dalla bella ambivalenza, perché è sia una bambina di 15 anni, molto, come dire, allo sbando, tra virgolette, una bambina che si ritrova in possesso di poteri straordinari, poteri anche mostruosi. Dall'altro lato c'è appunto questo lato mostruoso, questo lato infernale, questo lato ferale appunto di questa ragazzina, di questa strega. Appunto c'è questo bel bilanciamento. In questo numero in particolare diventa un'allieva appunto di Stephen Strange e appunto impara ad incanalare questi suoi poteri, impara a sfruttarli nella miglior maniera, e soprattutto a far sì che sia lei a controllare loro e non il contrario. Devo dire, mi ha lasciato abbastanza insipido, niente di che, ma non mi aspettavo nulla di chissà che. Arriviamo adesso a cose che invece non ho ancora letto. Cominciamo con un'altra serie Marvel, anzi facciamo che sbobiniamo le varie serie Marvel e poi passiamo al resto, che è il primo numero. Questa è una serie che aspettavo da un bel po', in Variant Edition di Mike Delato Jr. di Marvel Knights, visto che quest'anno, se non sbaglio, cade il ventennale di Marvel Knights, di questo etichetta che la Marvel adottò per storie molto più urbane, molto più dedicate a personaggi urbani. All'epoca si parlava di Moon Knight, di Spider-Man, di Blade, di Punisher, ci avevano buttato dentro anche gli Inumani, insomma tutta questa serie di personaggi, Devil, come si vede anche qua in copertina. Ecco, questa etichetta viene rilanciata, diciamo pure così, con una miniserie che a sua volta poi si dipanerà in altre serie dedicate
presumibilmente, scusatemi, ai vari personaggi singoli che appariranno, che faranno la loro apparizione in questa miniserie. In questo caso abbiamo Pantera Nera, Punisher, Devil, Karnak. Questa è una cosa un po' innovativa per questo personaggio in particolare, non per gli Inumani, perché vi ho già citato prima il fatto che avesse fatto parte anche lui degli Inumani, avessero già fatto parte prima, scusatemi, di Marvel Knights. Insomma, sembra una serie molto interessante. Tra l'altro sarà tutta interamente coordinata, diciamo pure così, quindi scritta in particolare da Donny Cates, che sembra essere veramente l'autore del momento in casa Marvel, perché gli è stato affidato qualsiasi cosa, da Venom, appunto, i Marvel Knights, mi pare che scriverà anche i Guardiani della Galassia, se non sbaglio. Insomma, ne sta facendo veramente di cotte e di crude, e vedremo un po', appunto, come porterà avanti questa serie dei Marvel Knights, perché sono molto molto intrigato da questa cosa, devo ancora leggerlo. Sempre tornando alla continuity principale, agli eventi dell'attuale Marvel Fresh Start, insieme a Infinity Wars, la Marvel sta pubblicando anche questi Infinity Warps, che sono fondamentalmente delle fusioni, diciamo pure così, tra vari personaggi della Casa delle Idee, tutti ideati da Umberto Ramos, che ha tra l'altro anche curato le copertine, in chiave tamarrissima, una cosa molto molto anni 90. In questo caso abbiamo lo spirito della vendetta, ovvero Ghost Rider, che si infonde in qualche modo a Pantera Nera, una roba veramente fuori di testa. Anche questa sono tutte serie insipide, niente di trascendentale, però sembrano tutte veramente molto molto fighe, molto molto tamarre. Mi pare che ne debba uscire ancora una sola, che è il Soldier Supreme, il Soldato Supremo, che è la fusione fra Capitan America e Doctor Strange. Anche quella sembra è stata una delle prime che è stata annunciata, sarà l'ultima ad uscire molto probabilmente, però sembra molto figa. Tra l'altro questi personaggi faranno il loro ingresso in Infinity Wars, cioè faranno parte comunque di questo crossover, che probabilmente includerà anche realtà alternative, appunto, alla nostra. Chiudendo con la Marvel, abbiamo il primo numero di Dead Man Logan, scusatemi, che è una serie scritta da Ed Brisson, disegnata da Mike Anderson e penso colorata da Nolan Woodard, che sembra che arriverà, porterà comunque alla morte, come dice già dal titolo, di Logan, di The Old Man Logan, fondamentalmente ora che il Wolverine, diciamo, originale della nostra, della continuity originale, diciamo, è tornato, è rinato. E appunto sembra proprio che si voglia un po' portare alla morte questa sua versione alternativa, questa sua versione vecchia, questa sua versione stanca, che ci ha fatto compagnia nel corso degli ultimi anni, appunto con un ciclo bellissimo scritto da Jeff Lemire e disegnato in parte anche dal nostro Andrea Sorrentino. Appunto sembra che con questa serie, tra l'altro con delle bellissime copertine disegnate da Declan Shalvey, porterà appunto alla fine di questo personaggio. Non si sa se lo riporterà nella sua dimensione, se lo vedremo definitivamente morto, insomma vedremo un po' cosa riserverà il futuro per il vecchio Logan. Arrivando poi alla DC Comics, è uscita una sola cosa questo mese, che è anche una cosa di un certo spessore, ovvero The Green Lantern, il primo numero di questa nuova miniserie scritta da Mr. Grant Morrison e disegnata da Liam Sharp. Un team che fin dalle sue prime, dalle prime preview, dalle prime pagine che sono state mostrate, ha promesso veramente di fare grandi cose con questo personaggio. Ci tengo a salutare anche il buon Giacomo di Comics Authority, che ha, diciamo, introdotto questa serie sulla sua pagina dicendo dai Grant, lascia Jules Bong e torna a scrivere, perché sembra essere veramente una serie fuori di testa. Se non sbaglio si va a toccare persino Dio, appare Dio in questa serie, insomma una roba veramente fuori di testa, tra l'altro disegnata appunto da Liam Sharp. Questa penso che valga la pena di farvela vedere qualche pagina. Guardate che roba. Sembra una serie molto molto promettente. Tra l'altro l'ho già messa via, però insieme a questa serie il buon Pier Maria di Ho Visto Cose mi ha regalato anche una litografia gigante che riprende un po' la cover art, insomma, di questo primo numero. E veramente tavole pienissime di dettagli, splendide, veramente splendide. Anche questa non vedo l'ora di leggerla, perché Lanterna Verde è uno dei miei personaggi preferiti della DC Comics. Grant Morrison è un nome che non ha bisogno di presentazioni, quindi insomma sono molto intrippato e vorrei assolutamente leggermi anche questo primo numero. E poi concludiamo con un'altra serie Image,
dal titolo Middle West. Di questa serie ho accennato con il suo scrittore, proprio con Scott Young, durante l'intervista che abbiamo fatto a Lucca. Se mi ricordo, vi lascerò il link. Se no, andate sulla pagina Facebook di Red Caves, le trovate tutte pubblicate, appunto. È stata pubblicata proprio l'ultima, mi pare ieri, proprio comunque nei giorni scorsi, a Jim Kenimura, il disegnatore, autore, anzi il disegnatore di I Kill Giants. Appunto, ho parlato con Scottie Young di Middle West, disegnata da Jorge Corona, una serie che si pone un po' come un misto, come è detta sua, proprio fra Il Mago di Oz e un film di Miyazaki, una serie diciamo teen oriented, che ha come questo protagonista questo ragazzino che vive con il proprio padre, che hanno un rapporto molto conflittuale questi due, e il giovane ragazzino si ritrova catapultato in questa avventura, appunto a tinte, teen magic, diciamo così, quando si trova faccia a faccia con questo mostro che ha le fattezze di un tornado. Insomma, una cosa molto interessante. Sono molto curioso di vedere Scott Young come scrittore, esclusivamente come scrittore su una serie non Marvel, perché ho già avuto modo di leggere il suo Deadpool, che è molto divertente, almeno per questo primo numero è molto divertente. E non vedo l'ora di leggerlo, perché fin dalle premesse sembrava molto molto interessante, e vedremo anche qua come si svilupperà la serie, come verrà portata avanti, perché in questa sembra essere una cosa molto molto interessante. Come al solito, fatemi sapere un po' cosa comprate voi di americano, se seguite qualche serie in americano, cosa ne pensate, insomma, parliamone. Se avete letto già magari qualche primo numero del Fresh Start, parliamone anche qui. Vi ho detto che a breve parleremo anche di altre due testate, anzi di altre tre testate. Tutte e tre molto molto, molto, molto buone, di livello molto molto alto. Appunto, ne parleremo nel prossimo video che pubblicherò. Non so quando riuscirò a farlo uscire, vorrei farlo uscire mercoledì, però non dico niente. E niente, mi raccomando, date un'occhiata a Visto Cose, date un'occhiata su Amazon, il link qui sotto, insomma, sapete benissimo come funziona. Io ho finito, vi saluto e vi rimando in un prossimo video. Ciao belli!